Buongiorno a tutti, sono Andrea Barsoni, direttore amministrativo dell'UGR. Siamo all'interno del nostro salone e da dove si vede uno scorcio dell'attività di riabilitazione che viene svolta giornalmente, tutti i giorni della settimana, in favore dei nostri ospiti, dei mini alloggi della struttura. Ci troviamo adesso fuori nel giardino dell'UGR, apprezzando questa bellissima giornata di sole, mitigata anche da una temperatura piacevole dopo l'acquazzone di un paio di giorni fa. Stiamo apprezzando quest'estate come tutte le estati, abbiamo in programmazione diverse attività per i nostri ospiti, usciti da una quarantena impegnativa, molto difficile, molto pesante, alla quale si stanno adesso man mano un po' abituando anche alle nuove regole. Abbiamo riaperto una parte dei servizi, quindi il centro diurno è stato riaperto in tre step per consentire quindi un'entrata progressiva di tutti i nostri utenti. Sono state riaperte le attività di riabilitazione, quindi per gli utenti esterni. Stanno riprendendo tutte quelle che sono le attività utili a migliorare la qualità degli affetti che sono stati messi a dura prova dalla recente pandemia Covid, fermo restando il rispetto e la protezione di quelle che sono la salute dei nostri utenti, quindi in un regime di assoluta sicurezza e anche di familiarità. Parafrasando una massima di Kafka che asserisce che per la sicurezza è meglio essere volte in catene piuttosto che essere liberi, nel nostro caso stiamo cercando di controllare, di contenere tutto il rischio dei nostri ospiti, appunto conservandoli nella massima sicurezza. Stiamo facendo tutto questo per la loro salute e per proteggerli. Un caro saluto a tutti quanti e ci vediamo alla prossima.